Diego, alle notiziali. Per notizieri, una puntata di spigolature e bugnaris, che pur non essendo la lingua di Dante, è sicuramente una lingua importante. Dest, adesso, hai salta fora anche la renna. Un mese fa io incontré proprio un anzel al marché, un bel tese dragazzol, la girena sola sola, con la scusa dal bancato, a io strichi so pitlucciato, non so fatto un po' invadente, io strapela un damai, pure me porca puttana, so innamore d'una vegana. Oggi, che in bolognese sarebbe poi in cum, parleremo di uno dei tanti lati sfiziosi della bolognesità. Non si fa certo fatica a trovare cose sfiziose qui a Bologna, ma quello di cui parleremo è una che mi sta particolarmente a cuore e sono sicuro che non solo io a una certa ora della mattina comincio a smaniare per la necessità di andarmi a fare una pagnottina. La pagnottina altro non è che un panino, solo che qui a Bologna il panino non esiste, perché qui hai al monopoli la pagnottina. Questa piccola delizia è costituita da due corpi di pane e da qualche fetta di mortadella, la mortadella. Va detto però che per gustarne tutta la fragranza è indispensabile seguire un certo rito, rispettando ogni dettame della grande tradizione popolare bolognese, di cui la trasmissione di oggi ne svela i più reconditi segreti. Prima di tutto è il pane che si va a scegliere. Questo non può essere una rosetta, due fette di pane toscano, o una banale cioppetta che dir si voglia. La tradizione in questo caso è ben precisa, deve essere esclusivamente un barilino, e qui si può scegliere fra quello comune e quello all'olio. Personalmente preferisco il secondo, al barilen all'olio. Comunque, sulla prima metà del barilino, che viene farsi tagliare dal fornaio, servitevi di un fornaio che sappia trattare il barilino con arte a Markmand. All'ardarol poi, ovvero il salumiere, avrà cura di stendere con il manglafesta alcune sottili fette della miglior mortadella che si trovi in commercio. Non lesinate su qualche centesimo. La mortadella la vuol strampalè. Se poi all'ardarole un gentleman, prima di adagiare le fette sul supporto farinaceo, ve le farà annusare. Ricoprirà poi la sublime visione con il restante barilino e ve lo porgerà avvolto in un'elegante salvietta. Per mostrarvi con quale eleganza va eseguito questo rito, mandiamo in onda un significativo contributo ed qui dal notizieri Patrizia, Ettore e Rapsodico. Buona visione. Che non si trovano. E poi mi dà questo. Può andare bene questo?
Chiara Maria, buongiorno. Buongiorno, avrei fatto un buon panino con suo pan e più che pan. Facciamo due panini con un barilino che è la morte, ecco. La mortadella. Sì, perché voi mettete la mortadella, Dante. Ah, l'abbiamo già letto nel pensiero. E alza per subito. E poi facciamo una cosina così. Ma benissimo. E glieli apro, sì. Vado al salumiere. Ah, vado al salumiere, sì. Bene. Io sono qua per salvarla. Leccornia. Complimenti, lei mangia l'affettato, lei mangia la carne. Non sa neanche che cosa prendo? Non deve prendere nulla. Oh, insomma. Le racconto una cosa. No, non mi racconta niente. No, le racconto. Guardi qui. Io non mangio carne. Ma buono, ho due barilini qui. Allora, a mi mettante la mortadella. Fa male. Fa male. È lo stesso. Perché lei che cosa mangia? Io mangio aria, poesia e un po' di lattuga. Lo sa che io non mangio le cose che hanno un cuore? Forse lei le mangia perché lei ha un cuore, beh, non ce l'ha come la coscienza. Beh, immaginiamo che io e lei andiamo alla passeggiata per i boschi. Allora a un certo punto io mi appisolo, mi corico, cosa mi fa? Mi dà un morso sul deletano perché c'ho il cuore? Moglie e dobbi, perché c'ha la sleva brisa e me la camo sguerra culo. Troviamo anche i complici? Alle faga morirlo qua. A scarta poi vuoi dire, ma la lattuga ha svolto in un planeta perché sono venuto a Sandra Keren, c'è un quinto di mese. Può darsi, non perché sempre ci tengo. La sostanza e la forma. E poi mi dico quei, c'han per mettere schifo che compasciamo. Accidenti. Le buone queste. Guardi, le faccio la V, che non è di Vittoria ma è di vegano. Povero sfiga anche a loro. Complimenti, complimenti a tutti. Beh, ma secondo lei, me non metto a mangiare la lattuga che riesce anche a biserla? La lattuga scende come l'acqua fresca. No, bisogna musgarla, ha un smovidente. Beh, complimenti. Io la controllo, sa. Lo vede? Muovala. Allora bene questo, infine, facciamo qualche lavoro. Beh, ecco, ma che sa fate qui? Prima di it ma, e ma sa magna, fa valdere. Io ho visto un barilen con la mortadella, ma vargagne, tal secca la famele, la Keren in Dminen, la famele. Io mi sono documentata e dico il colesterolo e la pressione e al cuore e i polmoni e capì? La famele, guarda che la finire i bigati in la panza, e capito, smettila di mangiare quella roba lì. Hanno ragione i vegani, a smagna più la Keren. E neanche al pan, perché anche al pan al famele, capì? Anche al barilen, basta, chiuso. Niente barlini, niente mortadella, niente di niente. E capì? Può sapere una domanda, signora? Caldega pure. Signora o signorina? Signora. Allora, pensiamo che il povero uomo è ciò marito. Mo va là! Ciao Max! Avrebbe un barilen con la mortadella e una... cosa posso avere? Una birretta! Con pagliutine dopo del vin preso la birra! E va, là un bel bicchiere di vin, va la mola! Oh, la mortadella! Che buona la mortadella, che buona la mortadella, che maravaglia, grazie Max. Mm.
alla fasta d'Ettore e di tutti i vegani. Arvadres! Una me porca puttana, sono innamorato di una vegana. E tocca a sé da gran brave, la ti fugge sopra al divano e a tode di un bel zaclon. Non so più che cosa fare, adesso non so più dove andare. Quanto al mondo, al quanto a brot, e fa mer, al cuore al sopra. A sette volte e a notizieri, qui a sette volte e a notizieri.